Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del nostro canale. Oggi vi vogliamo raccontare una storia incredibile, una storia che parla di odio e di amore, di morte e di vita, di disperazione e di speranza. Una storia che parla di Dio e della sua misericordia. Una storia che parla di Raffaele, un uomo che entrò in chiesa per uccidere la sua ex moglie, ma che uscì trasformato dalla parola di Dio e dalla santa della fiducia. Una storia che vi farà riflettere e commuovere. Una storia che vi farà capire che nulla è impossibile per Dio. Se siete curiosi di sapere com'è andata a finire, continuate a guardare il video fino alla fine. Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza. Iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Raffaele era un uomo pieno di rabbia e di odio. Aveva perso tutto: il lavoro, la casa, la famiglia. La colpa, secondo lui, era di sua moglie, che lo aveva tradito e abbandonato, portandosi via i due figli. Raffaele non riusciva a perdonarla, né a dimenticarla. Voleva solo vendicarsi, farle pagare il male che gli aveva fatto. Raffaele era un operaio in una fabbrica di automobili. Lavorava duro e guadagnava poco. Sognava di fare carriera e di dare una vita migliore alla sua famiglia. Ma un giorno, la fabbrica chiuse e lui rimase senza lavoro. Da allora, iniziò la sua discesa agli inferi. Raffaele non riusciva a trovare un altro impiego. Si sentiva inutile e frustrato. Iniziò a bere e a giocare d'azzardo. Iniziò a trascurare sua moglie e i suoi figli. Iniziò a litigare con loro per ogni cosa. Sua moglie, che lo amava ancora, cercò di aiutarlo e di sostenerlo. Ma Raffaele la respingeva e la insultava. La accusava di essere la causa dei suoi problemi, di non capirlo, di non apprezzarlo. Un giorno, Raffaele scoprì che sua moglie lo aveva tradito con un altro uomo. Era un collega di lavoro, che le aveva offerto un'opportunità di crescita professionale e personale. Raffaele andò su tutte le furie. Minacciò sua moglie di morte e le disse che non l'avrebbe mai lasciata andare via. Sua moglie, spaventata e delusa, decise di divorziare da lui e di portarsi via i figli. Ottenne l'affidamento esclusivo dei bambini e una misera pensione alimentare da Raffaele. Raffaele si sentì tradito e abbandonato. Si sentì solo e disperato. Si sentì pieno di rabbia e di odio. Un giorno, decise di mettere in atto il suo piano. Si procurò una pistola e si recò nella chiesa dove sapeva che sua moglie andava ogni domenica a pregare. Era il giorno della festa della Santa della Fiducia, una santa che Raffaele non conosceva e che non gli interessava. Lui voleva solo uccidere la sua ex moglie e poi spararsi. Entrò nella chiesa con la pistola nascosta nella giacca. Cercò con lo sguardo sua moglie tra i fedeli. La vide in prima fila, accanto ai suoi figli. Era vestita di bianco e aveva un'espressione serena sul volto. Raffaele sentì un'onda di furore montargli dentro. Si avvicinò lentamente, senza farsi notare. Ma mentre si avvicinava, sentì le parole del prete che stava predicando. La santa della fiducia ci insegna che Dio è sempre con noi, anche nei momenti più bui e difficili della nostra vita. Ci insegna a fidarci di Lui, a lasciarci guidare dalla Sua volontà, a perdonare i nostri nemici e a pregare per loro. Ci insegna che l'amore è più forte dell'odio, che la vita è più forte della morte, che la luce è più forte delle tenebre. Raffaele si fermò a sentire quelle parole.
qualcosa dentro di lui si mosse. Si rese conto di quanto fosse folle e sbagliato quello che stava per fare. Si rese conto di quanto fosse lontano da Dio e da se stesso. Si rese conto di quanto avesse bisogno di perdono e di pace. Raffaele si guardò intorno. Vide le immagini sacre, le candele accese, le persone in preghiera. Vide il crocifisso, il simbolo dell'amore infinito di Dio per l'umanità. Raffaele sentì le lacrime scendere dagli occhi. Si inginocchiò davanti all'altare e pregò. Dio mio, perdonami. Non so cosa mi ha spinto a fare questo gesto orribile. Ti prego, aiutami a cambiare vita, a liberarmi dall'odio e dalla violenza, a ritrovare la speranza e la gioia. Ti prego, benedici mia moglie e i miei figli, proteggili e fa che siano felici. Ti prego, fa che io possa riconciliarmi con loro e con te. Raffaele si alzò e si avviò verso l'uscita della chiesa. Lungo il cammino, incontrò lo sguardo di sua moglie. Lei lo riconobbe e rimase sorpresa di vederlo lì. Raffaele le fece un cenno con la mano e le sorrise timidamente. Lei capì che qualcosa era cambiato in lui. Capì che lui era pentito e che voleva ricominciare da capo. Lei gli restituì il sorriso e gli fece un segno di pace. Raffaele uscì dalla chiesa con il cuore leggero e grato. Sentì una voce dentro di sé che gli diceva: «Hai fatto la scelta giusta, figlio mio. Io sono sempre con te e ti amo». Raffaele ringraziò Dio e la Santa della Fiducia per avergli salvato la vita e l'anima. E questa è la storia di Raffaele, un uomo che entrò in chiesa per uccidere la sua ex moglie, ma che uscì salvato dalla parola di Dio e dalla Santa della Fiducia. Una storia che ci insegna che Dio è sempre pronto a perdonare e a guarire le nostre ferite, se gli apriamo il nostro cuore. Una storia che ci insegna che dobbiamo fidarci di Lui e lasciarci guidare dalla Sua volontà. Una storia che ci insegna che l'amore è più forte dell'odio, che la vita è più forte della morte, che la luce è più forte delle tenebre. Speriamo che questa storia vi sia piaciuta e vi abbia fatto riflettere. Se avete dei commenti o delle domande, scriveteli qui sotto. Grazie per averci seguito e alla prossima. Che Dio vi benedica e vi protegga sempre. Ciao ciao.